Non avrei mai pensato che suonare un campanello potesse farmi tanta paura. Forza, Gianni. Dai, che ci vuole? Mi chiamo Francesco, ho 14 anni e frequento il secondo anno del liceo artistico. Il disegno, con quella degli animali, è la mia grande passione. In particolare, ho trovato questa storia. Una persona che da più di 20 anni finge di essere un ragazzino. Porca puttana. Una storia vera, perfetta per un documentario. Porca puttana. E ho scelto dei professionisti. Devi stare fuori campo, è facilissimo. E non sono fuori come la ragazzi, ve l'ho detto. Va persone bene, pronte a tutto. Perché si tratta sempre di sputtanare un povero Cristo, eh? Questa figura che si finge un ragazzino, ma proprio una cosa molto... Ho trovato una produzione. Lo rendiamo riconoscibile? Lo condannerai a morte. Del resto tutti dovremmo morire. E poi ho scoperto che la storia parlava di tutt'altro. Non so cos'è successo, tutto è diventato finto, cioè tutte le cose che facciamo. Non c'è niente di autentico, mai. Che poi la cosa che più mi irrita è la presa per il culo, capito? Poi noi non siamo niente. Comparsa nella sua storia del cazzo, ecco cosa siamo. Vabbè, ragazzi, di qualcosa bisogna morire. C'è una persona, della quale conosco nome e cognome, che da tantissimi anni finge di essere un ragazzino.